Ciao ragazzi, questo è il vlog della mia prima giornata qui a Ischia. La sveglia è suonata alle 6 di mattina. Ho raccolto i capelli in questa mezza coda e poi mi sono vestita. Questo era l'outfit della giornata. Papà ci ha accompagnato alla stazione di Ciampino, da dove abbiamo preso il treno per Termini. E da lì poi abbiamo preso il treno per Napoli. Sul treno ho messo un po' di correttore per camuffare le occhiaie e il black on di Clinique per dare un po' di colore. Scesi a Napoli a Fragola ci sono venuti a prendere Lorenzo e Giulia, che sono i due ragazzi che faranno questa vacanza con noi. Ci siamo poi diretti al porto, da dove abbiamo preso l'aliscafo. Il viaggio non è andato benissimo a causa dell'onda lunga, ma poi finalmente siamo arrivati nella nostra casetta, che devo dire ci ha stupito. Abbiamo un piccolo giardino a nostra disposizione con gli e questo tavolo dove possiamo fare le colazioni e le cene. Anche gli interni della casa non sono per niente male. All'entrata c'è un salottino d'ingresso e la cosa bella è che ci sono due camere matrimoniali, perché solitamente se ne trova una e poi di bulletto a castello. Il costume che ho scelto per la prima giornata è questo, con questa gonnellina bianca trasparente come copricostume. Dato che si erano fatte le tre, abbiamo deciso di pranzare al volo con un panino, pan carré e affettato, e poi siamo andati ad affittare i motorini perché ci muoveremo con questi qui a Ischia. Fortunatamente Lorenzo e Giulia già conoscono bene Ischia, quindi ci possono un po' guidare nel posto. Infatti l'intento della prima giornata era quello di andare a visitare lo scoglio degli innamorati, ma purtroppo credo a causa dei lavori abbiamo trovato chiuso e quindi abbiamo deciso di cambiare meta. Diciamo che dato che si stava facendo tardi abbiamo optato di andare alla spiaggia libera vicino alla nostra casa. Abbiamo aspettato il tramonto lì, dove ho scattato qualche foto, e verso le 8 ce ne siamo andati via dalla spiaggia. Ci siamo poi preparati per andare a cena perché non avevamo fatto la spesa per poter mangiare a casa. Ho scelto di indossare un vestito fierato con dei sandali bianchi e abbiamo cenato in un ristorante sul mare. La cosa più bella è che ci siamo tolti e abbiamo immerso completamente i piedi nella sabbia. Abbiamo scelto un vino locale e poi abbiamo preso dei primi piatti di pesce e infine, prima di tornare a casa, siamo bastati a prendere i cornetti ischitani per domani mattina.